stato del Colorado, a poca distanza dal Grand Canyon, si trova Monte San Juan, 3.000 metri di altezza, da cui si staccano le cascate di Bridle Veil, un salto di 200 metri che d'inverno si gela completamente. Qualche anno gli specialisti del ghiaccio si sono dedicati a questa affascinante avventura lungo queste effimere architetture che il gelo ha immobilizzato per una sola stagione. Protagonisti di questa spedizione sono Jeff Rowe, considerato un caposcuola di questa disciplina, Mike White, suo compagno nelle scalate di Scozia e California, ed Harry Barber, che svolgerà anche mansioni d'appoggio. In caso di valanghe, Jeff e i suoi due compagni indossano uno speciale strumento che emette un segnale recepibile dagli eventuali soccorritori anche sotto metri di neve. Scalare una cascata di ghiaccio significa innanzitutto possedere tecnica e intuito, poiché a causa dell'umidità la consistenza dei lastroni di ghiaccio è precaria. Attaccando la montagna finora mai scalata in questa condizione, i tre alpinisti si accorgono che bisogna evitare il versante destro, dove è più probabile si verifichino dei cedimenti del ghiaccio. Ogni spostamento deve essere effettuato dopo aver verificato la perfetta presa delle piccozze, una condizione che troppo spesso manca. Si offre la possibilità ai tre di riposarsi al riparo delle scariche di ghiaccio in una piccola caverna incontrata durante l'ascesa. Nel frattempo, Jeff compie una prima ricognizione sul tratto successivo. Racconterà. Era come essere in un castello di sabbia che si costruisce da bambini al mare, qualcosa di emozionante e precario al tempo stesso. Sembra che da un momento all'altro tutto si possa disfare. Nel secondo tratto verso la cima, Harry, nel ruolo di guida, apriva la strada per il gruppo, sotto il costante pericolo delle valanghe. Bisogna lottare contro il tempo. Infatti, quando Jeff e Mike raggiungeranno Harry, una tormenta di neve li avvolgerà fino alla cima di Bridle Veil.